Il torrione angioino in piazza Cavour tinto di rosa. La gente è ferma dinanzi alla balconata a godersi il primo spettacolo all'aperto dopo 100 lunghi giorni di lockdown senza attività culturali. Riparte così la città di Bitonto che ieri ha inaugurato per l'anno 2020 il format Notte di Musica nelle tre piazze principali del centro storico, quindi piazza Cavour, Largo Teatro e piazza Cattedrale. La serata, svolta in collaborazione con il Traetta Opera Festival, ha visto il duo di Francesca Di Costa e Roberto Lisi in concerto, la dolce musica classica del Time to Quartet e il jazz trio guidato dal pianoforte del maestro Alberto Iovene. L'intento dell'amministrazione comunale è triplice: rimettere in moto l'attività socioculturale cittadina, dare un contributo agli artisti e l'opportunità a pub, bar e ristoranti di riprendere la loro normale attività nel rispetto delle norme anticontagio. È un piccolo contributo che diamo come comune per questa triplice finalità e siamo contenti di essere il primo comune a far questo. Ci ha seguito Altamura, ripeto, la regione ha bandito un bel avviso pubblico per gli artisti, le compagnie teatrali, insomma si sta muovendo anche il settore culturale, quindi ci auguriamo che insomma, si possano passare di nuovo delle serate piacevoli in compagnia di buona musica, del buon cibo e della bellezza del nostro centro antico. L'evento continuerà a svolgersi per 2 giorni a settimana per tutta l'estate. Gli artisti percepiranno un cachet tra i 70 e i 150 euro lordi a persona per un massimo di 5 componenti a formazione artistica. A loro disposizione ci sarà il pagamento della SIAE e il service audioluci fornito dal comune. E c'è un bando ancora attivo, quindi ne approfitto per invitare musicisti, artisti, cantanti a partecipare. Lo abbiamo anche prorogato fino al 19 giugno. Lo trovate sull'albo pretorio del comune alla sezione avvisi comunali.